E la tua ormai sono mazzate e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Allora, fatto il fattibile qua, non c'è altro, vero, da farsi, no. No, si può solo uscire. L'hai chiuso, quindi non possiamo fare niente, diciamo che ce ne andiamo, non è che abbiamo guadagnato molto, abbiamo semplicemente preso un po' di soldatuncoli e nulla di più. Il vino non possiamo prendere. Ah no, c'è un'uscita più vicina. Sì. Andiamo qua allora. Vino non possiamo comprarlo perché ci servono una scatervata di soldi. E nulla. Ah, è già bel posto dove hanno messo le barche. Cioè, fatica a portarle fin lassù da giù. Non facile. Allora. Andiamo con le baracche, ma non è il barracks, non abbiamo barracks. E mi sa che a questo punto comunque siamo costretti, abbiamo fatto tutto il fattibile, dobbiamo per forza attaccare con la legione. Mi sembra una cosa un po'... boh, però... no, non è... oh, è J? Sì. Questo non possiamo... niente. L'unica cosa che ci rimane è... attacca legione. E noi che si fa? Ci vende le robe da raccogliere, quindi... ah sì, ci sono delle cose... qua, tipo... va bene, proviamo a vedere un attimo com'è il discorso. Sono tanti, ma non troppi. Non mi ricordo com'è che era il discorso. 100... ah, questo però rischia il subordinamento. Non mi piace il subordinamento. Anche se lui è quello che ha più manpower che rimane e più loot. Questo però è ancora meglio, mi sa, eh. Perché abbiamo 194, molto men cioè abbastanza manpower, abbastanza loot e 0 di insolvibilità. Proviamo lui allora, direi, questo Veles. Sì, è meglio che non Lucius Vorenus. Come dobbiamo metterci? Proverei con questo. Ci dà più power, dai. Proviamo. Anche se rischiamo di perderci della gente. Ah, abbiamo fallito tutti e due, ma non si capisce niente comunque di sti combattimenti, eh. Ok, li abbiamo passati tutti e due. Check nella difesa invece. Ok, attrito. La difesa. Sì, l'altro no. Altro attrito. Ok, la difesa è andata bene. No, li abbiamo falliti tutti e due. Questo le diminuisce parecchio, ma non è che mi cambi molto, però mi diminuisce la difesa, non è bello. Questo invece diminuisce il morale non è altissimo, no, infatti è molto basso. Questo mi aumenta la difesa, però diminuisce l'aggressività. Vabbè, andiamo con questo. Cavolo, ne abbiamo persi 56. Abbiamo fallito tutti e due.
Niente, dobbiamo fare tutti e due di nuovo. Non capisco bene il check come funzioni per quelle robe là, ma stiamo solo perdendo truppe noi. Falliamo di nuovo tutti e due, bella storia. Ok, attrito per loro. Ma non abbiamo ancora risolto niente. Ah, ma perché lui non ha queste skill, per quello li stiamo perdendo sempre. Ritorno dei legionari non abbiamo di missing, quindi non ha senso. Più morale, ma meno manpower. Perde manpower, ma noi perdiamo legionari. Stand firm, direi allora. Più morale. Infatti, passa il check quando abbiamo la catapulta, che lui c'ha la catapulta. Non si sta risolvendo niente qua comunque. Cioè, stiamo vincendo noi, ma non stiamo vincendo per ora. Ah, però sto giro ha passato. Ah, perché lui è un Veles, ok. Quindi il top che possiamo avere è la combinazione Veles-Catapulta. Invece qua cerca l'altro, il Triario. Allora, più morale non sarebbe male, visto che abbiamo bassissimo morale. Oppure meno manpower a loro. Facciamo più morale, dai. Sinite milites exultare. Ah, ok, hanno imparato un po' questi delle tattiche che abbiamo sbagliato. Va bene. Ah, l'abbiamo occupata? Ok. 36 denari, che non è niente, 9 schiavi, 18 razioni. E abbiamo anche un common loot cache. Va bene, con 270 denari. Buono. Ma non è niente in realtà tutta questa roba qua. Abbiamo fallito 5 difese su 8 e abbiamo fallito 3 attacchi su 7. Però ci è migliorato parecchio il morale e abbiamo perso 600 uomini. Non è vero che è la prima regione dell'Asia Minore, scusa un attimo. Siamo 3 su 6, questo glielo segnalo. Una missione di pacificazione. Oddio. Barba. Parla primo Pilu. Ma sono qua loro? Chi sono questi? Chi sono quelli che corrono? Ah, sono andati a Kizikos per difendersi? Sono quelli che abbiamo fatto scappare, forse. Andiamo qua al nostro nuovo accampamento. Non mi piace comunque questa roba di fare delle cose a caso, alla risico, giusto per... Cioè, mi sembra che sia un gioco migliorato su tutti gli aspetti tranne il gameplay. Il gameplay mi sembra davvero nettamente peggiorato finora. Cioè, la parte importante del gioco dovrebbero essere i combattimenti quelli alla XCOM, insomma, non queste robe qua. Ok. Unfortunately, we have discovered the Greeks are building a new navy somewhere.
Dove? We do not know. They seem to be changing the location of their shipyards constantly. What we do know is that they're transporting vast quantities of lumber. Scusatemi, ma per fare una trireme ci voleva davvero un botto di tempo. Non è che possono spostare il posto in cui lo costruiscono ogni 3x2. Cioè, che senso ha? Che lo stanno costantemente spostando? Cioè, non ci va 5 giorni o 2 giorni per fare una trireme. Dice, ne facciamo una qua, poi dopo ci spostiamo 3 km a nord. Cosa mi sta dicendo? Sappiamo chi le sta We don't. But most of the pirates here seem to be working for Mithridates Magus. Vabbè, so ok. That's a safe assumption. Perché lo They fanno seem to be adept at this kind of clandestine operation. Besides, this is their land. They know the landscape inside out. We can Prendiamo via i loro materiali. And kill everyone. That should slow them down. Enough for us to actually find their shipyards. Ok. Our way, Legate. Va bene. Allora, vediamo se dobbiamo fare delle robe di gestione qua da assegnare a qualche ragazzino, a qualche impegno vario. Destroy the Lumber Depot. Recruit 3 legionari. Com'è? Ne abbiamo già reclutati un sacco, che cavolo sto dicendo? Altri 3 legionari. Barracks. Mettiamo un barracks. Chi è che era bravo con i barracks? No, nessuno, mi sa. Crafty Aesthetic. Mettiamo il nostro sagittario qua. 35 ore, alla faccia. Non possiamo fare gli upgrade? No, perché non abbiamo sempre cose, va bene. Ma quindi mi dice che devo reclutare ancora 3 legionari. Ma siamo scemi? Cioè, abbiamo già una vagonata di legionari. Cosa ci facciamo su questa stagione? Poi dobbiamo pagarla, eh. Ci costano un sacco di soldi. Abbiamo preso 200 denari. Adesso ci chiede di spendere 1000 milioni. Proviamo qualcuno di molto in gamba. Questo potrebbe essere bravo. Perché ha sia. Ma sono le stesse che c'ha l'altro comunque. Poi questo è solo livello 2. Non lo voglio livello 2. Ma prendiamo i due livelli 4 allora. Questo e questo e poi ne dobbiamo prendere ancora un altro. Questo è leale, questo è indifferente, però questo ha molte più skill. Architetto, crafty, freeloader, vai, sei sereno adesso? Ok, non abbiamo più soldi praticamente, che cavolo. Vabbè. Forse questo vuole degli schiavi. No, c'era il tizio che voleva gli schiavi, ma io non voglio vendere gli schiavi. Erano così indispensabili in Viking. I denari sono scarsi. Vabbè. Niente, io di quello ho bisogno. Una cosa che mi indicava di là? Ah no, l'uscita mi faceva uscire da quella zona là. Ok, dobbiamo distruggere la flotta. Ci proviamo. Almeno. Però scusate, possiamo prendere almeno le risorse qua? No? Tipo qua, missione della regione. Come non è pacificata? Cosa dobbiamo fare ancora? Ah, dobbiamo fare la missione. Ah, quanto tempo perso inutilmente. Your money or your life? Your money. As you're riding down a twisted path of grief, a group of formidable looking bandits emerge from the side of the road and surround you with well-rehearsed coordination. You curse your luck, but they do not attack you at first. Instead, their leader steps forth. All right, all right. I know what you're thinking. You're soldiers and you are Romans. Surely you can deal with a few bandits. Esatto. But this is our home, and we've had ample time to prepare for you.
Wouldn't it be much easier if you just pay us a small fee and pass along in peace? No. E ci prendiamo, sì, lui che è carino. Anche se non picchia bene, però c'ha il supporto che potrebbe tornarci utile. Speriamo che non siano troppi. Ah, dobbiamo tirarne giù 4. Ne abbiamo 3 qua dietro. Uno lassù. Poi cosa che abbiamo? Oil barrel. E qui ci sono sti tizi. Allora. Questo è... No, il support. Mettiamolo dietro il support. Anzi, mettiamolo qua il support. Non lo so dove metterlo il support. No, lasciamolo là. No, ne arrivano altri? Allora, a Sinero se l'abbiamo lasciato là, mica mannaggia. Proviamo a tirare giù lui? Un colpo? No, ho fatto solo 10. Porca miseria, ci avrei scommesso. Comunque, allora, dove sono io qua? Allora, quello è un po' un casino da tirare giù. Per cui... Tu riesci ad andare su... Però fa solo 4. 4, 6, 7... Però questo è... Non costa azioni. E poi gli facciamo... 6, 7... Ok, non è caduto. Allora, muoverei questo. Aspetta, no. Coordiniamoci 1-1-2. E flanked, ottimo. Allora, knockdown. Ah, ma non lo tira giù. Vai. Ok, e adesso... c'è il support. Col support farei inspire su Yulia Kalida. Così lei ha il quick shot e dovrebbe riuscire a tirare giù 2 tizi. Speriamo. No! Cavolo. Posso metterle un interrupt di qua? Vai. Oh, Sinaros cosa può fare? Beh, Sinaros può tirare giù il tizio, vadi. Allora, muoverei prima lui qua. Così dovrebbe stare dentro il coso di... No, non ci sta. Devo muoverlo più in qua. Vai. E via. Ti pareva? Cosa fa questo? No, non mi dire che si è buggato. No, ok. Su Viking ho sempre avuto dei problemi con... Aia! Tutte le spine intorno.
C'è dei problemi con l'animazione. Che cavolo sta succedendo? Ah, ok. Cioè, avete visto che cavolo ha fatto Yulia? Con l'interrupt ha tirato giù uno, poi un altro, e poi un altro ancora. Top. Grande Yulia. Top davvero. Cioè, grandissima. Ne ha tirati giù due, grazie all'inspire dell'altro. E poi ha... Con l'interrupt... No, allora, prima ha fatto il danno, poi ha fatto interrupt, allora, ha fatto il danno, poi è stata ispirata e ne ha tirati giù due, e poi con l'interrupt ne ha tirati giù tre. Cioè, grandissima. Yulia, best personaggio ever. Ah no, c'è una cassa qua, c'è una cassa, prendi la cassa. Poi ce ne andiamo. Sti sciocchi qua che pensavano di impensierirci. 500 denari, ma siamo fuori. Ma perché deve andare proprio Giulia a prendere ad aprire la casa? No, chi è che deve andare? L'ultimo? L'ultimo. Ah. Vabbè. Andiamo a prendere i cavalli, dai. Ah, c'è la scaletta. Cioè, prima si lanciavano dal primo piano a caso e invece qua adesso no, la scalettina. Vabbè, le animazioni di tanto sono un po' particolari, ma ci sta, dai. Allora, detto questo, ho fatto questa mission qua. Mi sa che ci vediamo nel prossimo episodio perché già sono passati più di 20 minuti. Io vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.